l'emozione questa sera è veramente tantissima, perché qui accanto a me c'ho Francesco Milillo che ha già cominciato a mixare. Qua sotto c'ho Gisigno in tour, inquadriamolo per cortesia perché ha già cominciato a bere le sue mentine. E qui con me c'è il grande Paolino, siamo al 331, grande riapertura stagionale, il giovedì notte l'aperitivo di Treviso. E Conegliano, perché siamo a Conegliano. Assolutamente sì. Nuova location, quindi abbiamo mantenuto tutta la vecchia guardia perché buon uomo non si cambia, quindi stesso staff, stessi PR, stessa formazione, stesso gruppo, nuovo locale, o meglio nuova ristrutturazione del locale, bellissimo, per un appuntamento che verrà consolidato e confermato il giovedì sera, nonché qualcosa di nuovo che firmerà il 331 in un'altra serata che sarà la serata della domenica sera. Infatti abbiamo sentito che c'è anche il progetto per queste domeniche sere con qualcosa di particolare che riguardano soprattutto il mangiare, quello che è il tuo qui al 331. Sì, diciamo che il progetto è un progetto nuovo che abbraccia un qualcosa di vecchissimo che è il mondo della pizza. Cercheremo di riportare il piacere della pizza, una nuova pizza che è una pizza semplice, buona, fatta di prodotti di prima qualità, che avrà come location sempre via l'Italia 331, quindi la solita gente, la voglia di rincontrarsi la domenica sera, di raccontarsi la settimana e di dirsi ciao e un arrivederci al weekend dopo. Benissimo, complimenti per il bancone. Grazie mille. Complimenti a Dosè, a tutto lo staff, un ringraziamento va fortissimo ai nostri PR che ci hanno dato una grande mano l'anno scorso e un in bocca al lupo a tutti quanti, nonché alla gestione, ai nostri titolari che ci hanno dato la possibilità sia diciamo fisica che pratica ed economica soprattutto per poter fare tutta questa cosa, quindi un grazie anche a tutti loro. Benissimo, buon lavoro. Grazie. I nostri baristi, i nostri camerieri, le nostre cameriere, tutto lo staff 331. Voglio ringraziare, mi piace, voglio ringraziare in particolar modo però, dedicando il prossimo disco al nostro pubblico che riempie tutto il piazzale e anche agli amici della pompa di benzina. Io passerei immediatamente la parola a questo bel signore che vedete che si è veramente adottato in una maniera impressionante per venire a suonare al 331. DJ Resident, nonché il numero uno del 331, dai, diciamolo. Mi emoziono ancora di più adesso. Sì, infatti vedo che non riesci a dire niente, non riesci a parlare. Francesco Milillo. Sono bloccatissimo. In giro spettinato dicono che non so perché dicono che al 331 ci sia il pubblico più bello d'Italia, dicono che al 331
alza sempre le mani. Allora, io mi auguro che questa serata inaugurale porti tanta bella gente come l'anno scorso, ma soprattutto che si diverti più dell'anno scorso, si diverta più dell'anno scorso questa gente esclusiva, che non riesco a capire da dove arrivi di preciso, penso da un altro pianeta, perché come sappiamo non è facile proporre una musica un po' particolare come, esatto, come quella che facciamo qui al 331, che adesso magari state ascoltando un po' di House Story, poi diventa un po' più preziosa, Quindi a battere. Cominciamo a spingere, come dici tu. Andiamo di pizza. E il sole ci assiste, anche oggi. Anche oggi è stata una bella giornata, questa sera non fa poi più di tanto freddo. C'è anche Cicinio in tour. Cicinio a petto nudo. E quindi speriamo bene. Grazie Pasquale. Siamo pronti? Grazie. Io sono prontissimo. Partiamo? Partiamo. Via. Metto in moto. Via.